Una giornata solare a Piazza San Pietro che ha visto l'arma dei carabinieri ospiti di Papa Francesco, in occasione dei festeggiamenti per il bicentenario dell'arma. Hanno sfilato davanti a Sua Santità tutti i reparti, orgoglio nazionale ed internazionale, per i risultati raggiunti da questo corpo di polizia. Un orgoglio chiamato a valorizzare l'immagine dell'Italia contro tutti i pregiudizi e i luoghi comuni, sono state le parole del capo dello Stato Giorgio Napolitano, che meglio hanno definito il sentimento degli italiani nei confronti della benemerita. Monsignor Marciano, durante l'omeria, avverte: non vi accontentate mai di una verità legalista o di un servizio formale, andate al cuore. C'è ancora una verità, ha proseguito, che si configura come lotta alla menzogna di governi che opprimono regimi che ledono la libertà, guerre che occultano la loro atrocità, comunità, persino famiglie, diventate più soffocanti di prigioni. Ricordando anche il valore del servizio, l'ordinario militare ha quindi esortato: non vi accontentate mai di una verità o di un servizio formale, andate al cuore. Il generale di corpo d'armata Leonardo Gallitelli pone l'accento sul ruolo sociale dei carabinieri e dell'estrema fedeltà alle istituzioni, allo Stato. Il generale Gallitelli ha regalato al Papa un bozzetto riproducente l'opera scultorea per il bicentenario della fondazione dell'arma, inaugurata nei giardini di Sant'Andrea al Quirinale lo scorso 22 maggio. Il ministro Roberta Pinotti evidenzia che i carabinieri sono militari tra la gente. La senatrice prosegue dicendo: non deve cambiare la loro natura di militari in servizio di polizia a difesa dello Stato e a tutela della sicurezza dei cittadini. Ha quindi specificato, dicendosi certa che in quest'opera riformatrice il governo saprà interpretare correttamente la priorità anche in termini di giusto allocazioni delle risorse pubbliche. Papa Francesco esorta a non cessare di essere costruttori di pace. Di grande rilievo è il vostro impegno oltre i confini nazionali, anche quando all'estero vi fate onore. Difatti vi sforzate di essere costruttori di pace per garantire la sicurezza, il rispetto della dignità umana e la difesa dei diritti umani in paesi travagliati da conflitti e tensioni di ogni tipo. Presenti per la campagna l'Associazione Nazionale dei Carabinieri di Napoli e provincia con 400 soci. L'avvocato Pasquale Del Rico, coordinatore provinciale e presidente dell'Associazione Napoli Est, pone in evidenza il ruolo sociale dei carabinieri in quanto si rimane tale, rimarcando tutte le funzioni anche quando si smette il servizio attivo. Durante il passaggio tra la gente di Sua Santità Papa Francesco, la società Amatori Rugby Torre del Greco ha donato una maglia personalizzata con il motto Nil difficile volenti, molto apprezzata da Sua Santità.